Beh, insomma, prima di tutto 100 anni sono davvero tanti, se pensiamo che l'AIA ne ha 110, quindi stiamo parlando proprio delle radici storiche, degli antesignani, degli arbitri, ci sarebbe da parlare per molto tempo, ma poi si parla di Firenze, ci si guarda intorno e si capisce perché il calcio è destinato a durare ancora per altrettanti anni almeno. Lo stato di salute dell'AIA, beh, che le devo dire, non è il massimo autoincensarsi, però diciamo potrebbe andare molto peggio, perché veniamo da una stagione molto, molto complessa, difficile, veniamo da il primo campionato dopo molti anni davvero equilibrato, gli arbitri penso non hanno inciso nel risultato finale, che per noi la giustizia conta tantissimo, cioè che alla fine il tutto avvenga nel modo più corretto e più giusto. Ci sono stati degli errori, alcuni dovuti a anche al VAR, e questo perché è uno strumento relativamente giovane, anche se sembra semplicissimo, è piuttosto complesso da governare, dai protocolli alla tecnologia, ai tecnici, all'utilizzo, all'allenamento, alle capacità, e anche a una classe arbitrale che si sta rinnovando completamente, anche grazie al coraggio di Rocchi, che ha puntato molto sui giovani. Ovviamente noi siamo felici di questo e quindi siamo speranzosi, abbastanza soddisfatti dei risultati, e pensiamo che ci sia futuro, perché l'arbitro del futuro è un ricercatore, non un presuntuoso.